Il 9 giugno 2018 si terrà l'Open Day a Roma della scuola di specializzazione in psicoterapie brevi ICNOS, di cui faccio parte e che ho contribuito a formare. Si tratta di un progetto che ho molto a cuore perché cercheremo di fare una cosa unica in Italia, formare terapeuti brevi a 360 gradi. Come sai, esistono diverse forme di terapia breve e diverse forme di interventi brevi. Secondo il pensiero di alcuni importanti autori, ritengo che ritenere di poter utilizzare un solo metodo sia abbastanza limitante. È molto più facile pensare che possa esistere un'unica teoria, una teoria del tutto, per citare il compianto Stephen Hawking, che riesca a spiegare ogni problema e che ti permetta di risolvere ogni tipo di difficoltà. Da notare che lo stesso Stephen Hawking abbandonò l'idea di una teoria omnicomprensiva dicendo: alcune persone si arrabbierebbero molto se non dovesse esistere una teoria definitiva, che possa essere formulata con un numero finito di principi. Io appartenevo a quel gruppo di persone, ma ho cambiato idea. In realtà questo è il libro di Georg Grodek, il libro dell'esso, non c'entra niente con Stephen Hawking, quella frase l'avevo trovata su internet, volevo fargli vedere che avevo un libro di Stephen Hawking a casa, ce l'ho da qualche parte. Il punto è che anche in psicoterapia non possiamo aspettarci che un unico approccio, un unico modo di fare le cose possa andare bene per tutti i problemi e a parità di problemi per tutte le persone. Così abbiamo deciso di aprire la scuola di specializzazione dell'Istituto ICNOS. La scuola parte a gennaio 2019 e le sue due caratteristiche fondanti sono le due radici da cui trae spunto: l'approccio sistemico e le terapie di origine strategica. Da un lato vogliamo che il terapeuta abbia un mindset sistemico che gli permetta di poter lavorare sui diversi livelli delle problematiche che presentano le persone. Sintetizzando al massimo, significa che ti viene data la possibilità di sapere come lavorare con l'individuo, con la coppia o con la famiglia, e che hai la possibilità di capire la funzione della persona e del suo problema all'interno di diversi sistemi di riferimento. La seconda caratteristica distintiva sono le terapie di matrice strategica, cioè le terapie che sono state influenzate più o meno direttamente dall'opera di Milton Erickson. In termini pratici significa che nella nostra scuola viene informato uno nella terapia strategica modello MRI, la terapia strategica originaria del gruppo di Palo Alto; due nel modello di terapia breve Solution Focus, centrata sulla soluzione, di Steve DeShazer e compagni. Mi sono formato in questo modello al Brief di Londra; tre nella terapia strategica familiare di Jayale, molto buona per lavorare con coppie e famiglie; e quattro nella terapia seduta singola, che non è un approccio, è un metodo integrabile all'interno di diversi approcci, come quelli che insegniamo, per massimizzare l'efficacia di ogni singola seduta. Peraltro ho voluto che la terapia seduta singola fosse proprio uno dei primi metodi insegnati all'interno della scuola, in modo tale che gli psicologi fin da subito possono utilizzarla per massimizzare l'efficacia delle loro consulenze psicologiche. Il nostro progetto però non è quello di integrare insieme tutti i modelli per fare una sorta di confusionario ecletticismo, si tratta più di dare la possibilità agli psicologi, da un lato, di apprendere diversi modelli di terapia breve che hanno dimostrato la loro efficacia, e dall'altro di rendere il collega psicologo in grado di poter passare da un modello all'altro a seconda che con una persona o con un problema sia più funzionale uno oppure l'altro. Insomma, penso di aver trasmesso molto l'orgoglio, la passione e anche l'eccitazione che abbiamo per questo progetto. Il 9 giugno a Roma facciamo il primissimo Open Day. Se ti va di venire, scrivi una mail a info@istitutoicnos.it e ti aspettiamo.